trionfano per prime 5 donne ben spalmate di grasso nelle acque di Capri, al via dato dalla signora Ansaldo. Controllo medico per gli uomini, mentre l'argentino camarero saluta sorridente, quasi presago della sua vittoria. Il tuffo dei 14 maratoneti diretti a Napoli riceve l'augurio festoso dei capresi. In testa a tutti, alla media di 65 bracciate al minuto, Alfredo Camarero nuota verso il traguardo, senza mai accusare pausa nel suo sforzo. Napoli accoglie festante l'argentino che arriva freschissimo, battendo largamente il primato dei coccodrilli del Nilo e laureandosi campione del mondo di maratona di nuoto. Parteciperà anche Martina Grimaldi, unica medaglia d'oro italiana ai recenti campionati mondiali di nuoto svoltisi a Barcellona nella 25 km di nuoto in acque libere, alla Capri Napoli Trofeo Banco di Napoli. La storica competizione, che quest'anno chiude il Grand Prix FINA, la Coppa del Mondo riservata alle prove che si svolgono su distanze superiori ai 10 km, si svolgerà domenica 1 settembre con partenza dall'Idole Ondine di Capri alle 9 e arrivo a ridosso del lungomare di Napoli dopo le 15. La novità principale dell'edizione di quest'anno è proprio l'arrivo, che non sarà più a Rotonda Diaz ma nelle acque antistanti il Molosiglio, grazie alla collaborazione del Circolo Canottieri. La gara, già facente parte della Coppa del Mondo della Federazione Mondiale di Nuoto, è l'ultima della stagione, quindi praticamente si chiude il campionato del mondo qui a Napoli e oltre ad assegnare la vittoria di tappa si assegneranno anche titoli mondiali assoluti, quindi una sorta di ritorno al passato quando la Capri Napoli su gara unica assegnava il titolo mondiale. Abbiamo praticamente spostato l'arrivo in un'altra parte del lungomare, nella parte di Via Nazarosauro, anche lì sarà tranquillamente aperta al pubblico e potrà assistere alla parte più emozionante della competizione. Praticamente sarà allestito un percorso al mare che va da Castel dell'Ovo fino appunto alla parte finale, proprio quasi a Molosiglio, e quindi tutti potranno assistere alla competizione. La Capri Napoli giunge dunque alla 48esima edizione in 60 anni di vita, numeri che ne fanno la competizione di nuoto in acque libere più antica del mondo. Un evento importante che negli ultimi 2 anni è stata fatta sempre con grande interesse e con grande partecipazione della città. La novità quest'anno è che arriva al Circolo Canottieri. Per noi questo è un segnale importante sia per eventi di tipo agonistico come quello della Capri Napoli, sia perché questi circoli, alcuni di loro, stanno offrendo molta partecipazione e molta sinergia, stanno lavorando bene in sinergia con il comune. La diretta integrale della gara sarà visibile domenica a partire dalle 9 sul sito www.caprinapoli.com.